Amici 17, Rita Pavone rivela: piaccio a un pubblico giovane e domani sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici 17. Maria De Filippi darà il via ad una nuova sfida tra la squadra bianca e quella dei blu, che porterà all'eliminazione di uno o più concorrenti. La scorsa settimana, infatti, sono stati eliminati Daniele e Sepora. I ragazzi duetteranno con gli ospiti speciali della puntata, Loredana Bertè e Rita Pavone. Intervistata da Il Giornale, la Pavone ha dichiarato che più passa il tempo, e più si accorge di piacere, anche ad un pubblico di giovani. Buon segno, vuol dire che ho ancora un futuro. Sulla sua ospitata ad Amici 17 la celebre cantante dei Datemi un martello si è detta molto entusiasta di duettare con i cantanti di Amici. Rita Pavone si esprime sulla De Filippi prima di Amici 17. Rita Pavone si sta preparando per la tournée in Brasile. La cantante si esibirà con la sua band tra San Paolo e Rio de Janeiro. Il 12 maggio la celebre cantante di grandi successi come Cuore, Il ballo del mattone, A questo nostro amore, Gira gira e Amore twist si esibirà al teatro di Bourbon Country a Porto Alegre, il 15 maggio al teatro Positivo di Curitiba, il 17 maggio a Casa Tom Brasil di São Paulo e il 19 maggio a Vivo Rio di Rio de Janeiro. Prima di partire in tour, Rita Pavone sarà ospite domani sera, sabato 21 aprile, ad Amici 17 in qualità di super ospite. Intervistata da Il Giornale, la cantante si è esposta su Maria De Filippi. Anche Rita Pavone è stata lanciata da una sorta di talent show. Ha iniziato a cantare a 9 anni e se non fosse passata ad Ariccia la cantante ha dichiarato che forse avrebbe smesso perché già si era fatta un certo nome nel torinese e puntava ai grandi teatri. Temevo che non sarei mai riuscita ad arrivarci. La Pavone incontrerà domani sera anche Loredana Bertè dopo che tempo fa si era detta molto delusa per non essere stata invitata in occasione del concerto Amiche in Arena per una presunta questione con Fiorella Mannoia, depennando definitivamente la Bertè dalla sua lista di amicizie.